Cosa possiamo dire in inglese ai nostri bambini quando stiamo facendo il bucato? Io sono Allegra Lu e oggi scopriamo insieme diverse frasi in inglese da poter utilizzare con i nostri bambini mentre facciamo il bucato proprio insieme a loro. Queste sono alcune frasi che io uso quotidianamente con il mio bimbo e che spero ti possano essere utili per fare anche tu un percorso meraviglioso e crescere i tuoi figli bilingue. In descrizione lascio il link per scaricare la lista di frasi in regalo che sto per mostrarti, oppure le riceverai in automatico se sei già iscritto alla mia newsletter. Le potrai così stampare e utilizzare tutte le volte in cui vi trovate proprio davanti alla lavatrice. Durante il video ti farò anche vedere come le usiamo noi nella nostra quotidianità di tutti i giorni, anche se, come vedrai, ci sono sempre delle divagazioni un po' in base alla situazione che si va a creare proprio con il mio bimbo. Ora iniziamo, ma mi raccomando, se questi suggerimenti ti sono utili, clicca sul pollicione all'insù e iscriviti al mio canale attivando anche la campanella qua sotto, così saprai sempre quando escono nuovi video. Un'ultima cosa che credo possa essere assolutamente utile da sapere prima di iniziare è che sul mio profilo Instagram ogni mese scelgo una tematica della quotidianità, come appunto può essere vestire i nostri bambini oppure andare in bagno, mangiare e così via, e nelle stories poi pubblico proprio con costanza frasi da utilizzare a casa inerenti appunto al tema del mese, e ci sono anche altri consigli pratici proprio su come possiamo ripassare la lingua, scoprire anche tanti dettagli sul bilinguismo. Quindi innanzitutto seguimi anche su Instagram, perché do tanti spunti e molto incoraggiamento per portare l'inglese o comunque una seconda lingua nella vita dei nostri figli, qualsiasi sia il tuo livello linguistico. Eccoci qua, vediamo subito quindi 10 frasi da utilizzare quando siamo proprio davanti alla lavatrice. Ne sentiamo la pronuncia, che poi nuovamente ripeterò alla fine del video insieme anche alla sua traduzione. La prima cosa che quindi possiamo dire al nostro bimbo quando è arrivato il momento di fare il bucato è proprio "Let's do the laundry", quindi appunto facciamo il bucato. E per coinvolgerlo potremo proporgli di separare i chiari dagli scuri. First we separate the lights and the darks. E se ha un'età in cui è già in grado di farlo, possiamo anche dirgli, ad esempio, di girare tutti i calzini o le magliette dal verso giusto, visto che spesso sono alla rovescia. Quindi turn socks and shirts right side out. E per finire gli possiamo dire di mettere tutti i vestiti nella lavatrice. Now let's put the clothes in the washing machine. So sweetie, first thing, let's separate darks and lights, okay? Wait, look. No, Ludo, this stuff is dirty. Like a scarf. Okay, put everything like inside. A scarf. Yeah, Ludo, it's pretty disgusting, isn't it? Okay, so let's divide, separate darks from lights. Look, this is a pair of socks. It's gray. You know what we should do? Before putting them inside the drum, we should put them right side out. Right side out, like that. Can you try? Think? Yeah. What are those? They look like gloves. Yeah, gloves. Gloves. Can you put it, mommy? Do you want me to wear them like gloves? Yeah. Yeah? Now you need to make it. Now you need to. A scarf? Ludo, this stuff is dirty. We cannot use dirty clothes to make a scarf or put all this stuff on our head. Now you're gonna throw it inside. Do I gonna throw your sock inside the drum? Is it like a basket? High five! Yeah! Caricata la lavatrice, invitiamo il nostro bimbo a chiudere lo sportello, shut the door, e a quel punto aprire invece la vaschetta del sapone, open the soap dispenser, per poi versare il sapone ad esempio nel tappo del flacone e poi nella vaschetta. Let's fill the cap with the soap and pour it into the dispenser. Chiudiamo il cassetto, close the drawer,
E a quel punto possiamo anche dirgli di girare la ghiera sulla modalità, ad esempio, lavaggio. Set the dial to wash. E per poi finire con schiaccia il pulsante di accensione della nostra lavatrice. Press start. Open the drawer. And let's put the soap in the dispenser, okay? Can you grab the soap, please, sweetie? Yeah. Wow, wonderful. I'm big. Yeah, you're big. I know, sweetie. Come over here. I'm strong. And strong. You can put it by myself. Yeah, you can put it inside by yourself, but can I hold the cap? Why? I prefer to check that, to check what you are doing. Oh, there isn't much left. Can you put the soap in the dispenser, please? Look what you're doing, please. Okay. Here and here. Yeah, in the first two. Thank you. Yeah, in this one and that one. In the first two dispensers, sweetie. The first one and the second one, okay? This one and this one. Yeah. Close the drawer. Close the drawer. And set the dial to wash, Ludo. This one. Not the dial, is that one? Yeah. Let's put it on. Love indossa, yeah, that's perfect. No, let's go back one. Okay, now press the. Oh no, wait a sec. Oh no, it's perfect. Wait a sec. Okay. This watch. Okay, no, you press the most important button, the start one. Go press it. Yay! Look. Look at the light! Look at the water coming! Why is coming the water? The water is coming because it's gonna wash our clothes. Ora ripeto tutte le frasi che ho elencato insieme al loro significato. Facciamo il bucato. Let's do the laundry. Let's do the laundry. Prima dobbiamo separare i chiari dagli scuri. First, we must separate the lights and the darks. First, we must separate the lights and the darks. Gira i calzini e le magliette dal lato giusto. Turn socks and shirts right side out. Turn socks and shirts right side out. Adesso mettiamoli nella lavatrice. Now, let's put them in the washing machine. Now, let's put them in the washing machine. Chiudi lo sportello. Shut the door. Shut the door. Apri la vaschetta del sapone. Open the soap dispenser. Open the soap dispenser. Riempi il tappo con il sapone e versalo nella vaschetta. Let's fill the cap with soap and pour it into the dispenser. Let's fill the cap with soap and pour it into the dispenser. Chiudi il cassetto. Close the drawer. Close the drawer. Gira la ghiera sulla modalità lavaggio. Set the dial to wash. Set the dial to wash. Premi il pulsante di accensione. Press start. Press start. Abbiamo finito, ma se vuoi conoscere molte molte più frasi, ma soprattutto scoprire come anche tu puoi crescere bambini bilingue in modo assolutamente efficace, in modo positivo e divertente, seguendo però anche le tue esigenze grazie a tecniche e strategie pensate ad hoc, propongo percorsi stimolanti e totalmente personalizzati per tutte le famiglie. Per cui per qualsiasi informazione, domanda, curiosità, supporto o anche solo per condividere, lasciami un commento sotto o scrivimi ad allegra@allegralu.com. Ti aspetto!